Io dico, vuoi andare a Manchester e perdere? Ok, vai, perdi 2-1, 2-0 se ti va di merda perché ti hanno espulso Mané e non riesci a fare gol, e a nessuno frega un cazzo, ci sta di perdere questa partita. Vai fuori casa col Manchester, siamo reduci da 4 vittorie consecutive, quindi c'è un calo d'attenzione, siamo reduci da quelle cazzo di pause nazionali che interrompono il ritmo del campionato, delle competizioni vere. Cioè, vai lì e perdi 2-1, 2-0, ci sta, nell'economia di un campionato ci sta ad andare fuori con una big e perdere. In casa nostra perdono tutti, guarda l'Arsenal 4-0, no, devi perdere 5-0. Ma io, è questo che mi fa incazzare, della sconfitta non mi frega un cazzo. Avessimo perso 2-1 avrei fatto un video tranquillo per dire sì, si è perso perché tizio ha sbagliato un passaggio, tanto mercoledì c'è la Champions, ci si rifà. 5-0, ma che cazzo state a fare? 5-0, questo è un 5-0, veramente è un regalo che facciamo al mondo, i soliti rotti in culo che ora per un mese ci romperanno le palle sia fuori sia dentro il Liverpool, che tanto poi sappiamo che funziona più che altro dentro il Liverpool. Ora no, per un mese ci romperanno per questo 5-0 di merda, che tanto perdere per perdere per non cambia nulla, ma per questo 5-0 di merda ci romperanno le palle un mese. E il Liverpool scuota, fino all'altra settimana dopo il 4-0 all'Arsenal era la squadra più forte del mondo, da ieri in poi siamo la squadra più scarsa, Klopp è un perdente, eccetera eccetera. Però vabbè, tralasciando certi disamine che non sono neanche prendibili per il culo, perché si autoprendono per il culo da sole, però cioè veramente ora noi abbiamo un mese di fra Di Canio che ieri esultava, fra Marianella non ne parliamo nemmeno, i giornali e company, in cui saremo la squadra più scarsa del mondo. Ecco, noi perdendo 5-0 abbiamo regalato un mese di godimento a questi figli di puttana. Ecco, questo è fondamentalmente quello che è successo, quello per cui mi girano le palle, perché come ho detto, se perdevamo 2-1, ma che cazzo, sì, vabbè, gira le palle perché perdi, ma nell'economia di un campionato vai fuori col City, ci perdi 2-1, ci sta. Cioè, io ero abbastanza sicuro ieri di perdere dopo la pausa nazionale, con la testa all'Europa, perché tanto noi negli ultimi decenni mentalmente siamo sempre molto più proiettati verso l'Europa che verso il campionato, e mi va anche bene, tanto il campionato non lo vinciamo, l'Europa invece abbiamo sempre vinto tutto, quindi figuriamoci, e mi va anche bene. Perdi 2-1, 2-0, to, perché ti hanno espulso Mané, va bene, cioè ci sta, perdi, tanto vieni da 5 risultati utili, 4 vittorie consecutive tra Champions e campionato, perdi 2-0 fuori casa col City dopo la nazionale, cioè si è visto di peggio. No, 5-0, devi per forza fare la figura di merda, bisogna fare per forza la figura di merda. Stavamo tranquilli, avevamo chiuso il mercato abbastanza positivamente, fra tenere Coutinho, fra prendere Chamberlain, fra Naby Keita e company, inizio di campionato spettacolare, passaggio dei preliminari di Champions in carrozza, e poi devi fare la figura di merda. Questa è una figura di merda regalata, io non la considero neanche una sconfitta, perché della sconfitta non mi importa un cazzo, chi se ne frega, e questa è una figura di merda regalata. Sulla partita poi c'è poco da dire, come ho detto prima avevamo mentalmente proiettati alla Champions, si è visto subito, il primo tempo l'abbiamo giocato anche benino, poi alla prima occasione utile, ovvero l'espulsione di Mané, quando quindi si è concretizzata la sconfitta, la squadra immediatamente tirato Remy in barca, compreso Klopp, che poi ha subito fatto cambi conservativi, si è visto proprio subito che credo sapessero di perdere, credo, come detto prima, chi se ne frega, vai a Manchester e perdi, ci sta, loro hanno già proiettato la Champions, volevano vincere in Champions, come è giusto che sia, la partita di Champions è più importante di vedere il Corsiti, perché
In casa col Siviglia bisogna vincere per forza. Col City, come ho detto, ti puoi anche permettere di perdere nell'economia di un campionato. In trasferta col City puoi anche perdere senza tagliarti le vene. Le vene te le tagli quando perdi 5-0. Io non capisco. Cazzo, ma catenacciate sul 2-0 e finisce lì. Cristi Dio. No. 5-5, devi per forza fare la figura di merda. Noi saremmo capaci di far figure di merda anche vincendo Champions League. Noi si vince Champions League, ma si fa una figura di merda. Non so come, ma si fa una figura di merda. Non lo so. È una cosa allucinante. È questo che... vabbè. Sulla partita, come ho detto, l'espulsione c'era, secondo me, cioè io a parte inverse l'avrei voluta. Se un attaccante del City avesse fatto quell'intervento, avrei voluto che fosse espulso. Hanno dato l'espulsione a Mané e è buona. Salterà due partite, il Burnley in casa e il Leicester in coppa, quella un po' più gravina come assenza. Ovviamente c'è in Champions mercoledì e niente, non so cos'altro dire. Io veramente non... Perdere, ok, una sconfitta che non ne frega un cazzo a nessuno. Puoi andare lì a riposarti, perdere tra 2-0 perché non ne sarebbe fregato un cazzo a nessuno. No, devi fare la figura di merda. Devi regalare un mese di discorsi del cazzo a una marea di fra di cani a venire giù. Devi regalare, questo mi gira coglioni, devi regalare un mese di discorsi del cazzo ai soliti noti. Questo non si è fatto. Noi si è regalato un mese di discorsi del cazzo ai soliti noti. Quindi ora bisogna vincere col Siviglia, poi bisogna vincere col Burnley. A quel punto le chiacchiere probabilmente scenderanno e poi bisogna vincere quella dopo che non so neanche che cazzo è e non mi frega una minchia che cazzo sia. È così. Vabbè, signore, a dire c'è poco altro. Testa a mercoledì col Siviglia, quella è la partita che bisogna vincere per forza. Quella bisogna vincere per forza in casa col Siviglia. Quindi testa col Siviglia. Se questo 5-0 serve per vincere benissimo col Siviglia e col Burnley, io ci faccio la firma. Testa al Siviglia e sempre forza Liverpool. Alla prossima.